Salve. Narciso e Bocca d'Oro. Decisamente un capolavoro. Capolavoro di Herman Hesse. Ma chi sono Narciso e Bocca d'Oro? Narciso è un frate che all'inizio di questo romanzo non è ancora preso gli ordini. È un aiutante in un convento, ma che è già stato riconosciuto come uno delle menti più brillanti del convento stesso. E insegna, mentre Bocca d'Oro è un giovane allievo che viene portato in questo convento e che vorrebbe fare la sua vita, diventare un frate e quindi seguire la vocazione religiosa, che non è però la sua vera vocazione. Viene portato dal padre, che in qualche modo vuole redimere i peccati della moglie, secondo lui, che è scappata, che amava la libertà. E allora ha obbligato il figlio ad andare in convento ed in convento seguire questa via, e in qualche modo l'ha reso, gli ha fatto dimenticare addirittura la presenza della madre. E Bocca d'Oro e Narciso diventano amici dopo un po' di tempo. Ma è un'amicizia particolare, perché Narciso si rende perfettamente conto della natura di Bocca d'Oro, che non è quella di colui che dovrà fare una vita di penitenza, una vita di ricerca della verità, una vita da frate, ma è qualcuno che invece è diverso da quello che è. E nella loro amicizia lui riesce, Narciso, a far capire a Bocca d'Oro, innanzitutto per esempio ricordandosi della madre, che esiste, che non è una figura nascosta, gli fa capire che la sua vita è diversa, la sua vita non è il suo carattere, non è quello di colui che deve seguire la storia e quello che farà Narciso stesso. Questo è molto importante. Ad un certo punto Bocca d'Oro capisce che è la lezione e se ne va dal convento. È bella, va a salutare Narciso, dopo qualche anno naturalmente che è in convento, va a salutare Narciso e se ne va. Se ne va per cercare una vita di vagabondaggio, una vita basata sui sensi, la libertà. La prima cosa che impara quando è libero è l'amore di una donna che gli insegna l'arte dell'amore. Bocca d'Oro scopre l'amore. La sua testa era appoggiata mollemente sul grembo di una donna. Nei suoi occhi assonnati e stupiti guardavano da vicino altri occhi, caldi e brulli. Non si spaventò, non c'era pericolo. Dai due astri caldi e bruni scendeva una luce benigna. La donna allora sorrise al suo sguardo attonito, sorrise affettuosa e lentamente cominciò a sorridere anche lui. Sulle sue labbra sorridenti scese la bocca di lei, si salutarono con un dolce bacio che richiamò improvviso a Bocca d'Oro il ricordo di quella sera nel villaggio e della fanciulletta dalle trecce. Ma il bacio non finiva, la bocca della donna indugiava sulla sua, continuava il gioco, stuzzicando, adescando, finché afferrò le labbra di lui con bramosa violenza e gli scosse il sangue, destandolo fin nel profondo. Nel gioco lungo e muto, la donna bruna ammaestrò a poco il ragazzo e si diede a lui. Lo lasciò cercare e trovare, lo fece ardere e placò il suo ardore. La breve, incantevole beatitudine dell'amore si inarcò sopra di lui, s'accese come una vampa d'oro, declinò e si spense. Egli giacque con gli occhi chiusi, la testa abbandonata in seno alla donna. Non una parola era stata pronunciata. La donna stette quieta, gli carezzò i capelli, lo lasciò ritornare a poco in sé. Finalmente egli aprì gli occhi. E così Bocca d'Oro inizia la sua vita, fatta di vagabondaggi, fatta di amori con le donne, fatta di momenti di gioia, di momenti di debolezza, fatta di lande che vengono attraversate durante tutte le stagioni, quindi ha sofferto il freddo, ha sofferto la fame, ma ha anche goduto della gioia di amori brevi
o qualche volta un po' più lunghi, ha conosciuto molte persone, insomma fa il vagabondo. Questa vita di vagabondaggio però non è sempre positiva e non è che lui l'accetti sempre in ogni caso. Ci sono situazioni in cui lui si trova veramente disperato e però ha sempre in mente il suo amico Narciso, lontano nel convento, e spesso parla con lui. Hai paura, Narciso? Gli diceva. Hai orrore? Hai veduto qualcosa? Sì, reverendo, il mondo è pieno di morte, pieno di morte. Essa sta su ogni siepe, dietro ogni albero, e non vi giova costruire mura e dormitori e cappelle e chiese. Essa guarda dentro dalla finestra e ride e conosce perfettamente ciascuno di voi. Nel cuor della notte la sentite ridere dietro le vostre finestre e pronunciare i vostri nomi. Cantate pure i vostri salmi e bruciate per bene le candele sull'altare e recitate i vostri vespri e i vostri mattutini. Raccogliete erbe nel laboratorio e raccogliete libri nella biblioteca. Digiuni, amico? Ti privi del sonno? Ti aiuterà ben lei, Madonna Morte, e ti priverà di tutto, fino alle ossa. Corri, carissimo, corri in fretta. Là sul campo c'è il babao. Corri e tieni bene insieme le ossa. Vogliono staccarsi, non rimarranno con noi. Ah, le nostre povere ossa. Ah, la nostra povera gola e il nostro stomaco. Ah, quel povero briciolo di cervello che abbiamo sotto il cranio. Tutto se ne andrà, tutto al diavolo. Sull'albero stanno le cornacchie, le brutte tonache nere. Ma la vita continua, e nuove stagioni, e nuove donne, e nuove avventure aspettano Boccadoro. Un giorno Boccadoro però va in una chiesa e vede una statua meravigliosa. Viene colpito da questa statua della Madonna e di quello che riesce ad esprimere la statua stessa. E tutto in un tratto decide di voler conoscere l'artista che ha disegnato questa, anzi che ha scolpito questa statua, e diventare lui stesso un artista. Allora va, riesce a trovare lo scalpellino che ha costruito questa statua, e insistendo in tutti i modi riesce in qualche modo a farsi prendere sotto di lui, insomma a lavorare con lui. Il rapporto con il maestro non è per nulla facile, spesso il maestro è burbero, ma il maestro ha capito da alcuni disegni di Boccadoro che in Boccadoro c'era una vena artistica reale, una vena artistica importante. E Boccadoro lavora, soprattutto lavora ad una statua che lui fa avendo sempre in mente il suo amico Narciso, e ci lavora finché dopo un paio d'anni che è assieme a questo maestro finisce questa statua. Il maestro la vede e rimane estasiato, rimane così colpito che vuole proporre a Boccadoro di rimanere a lavorare, anzi lo vuole proporre alla corporazione e per avere il titolo di maestro che lui si è meritato con questa statua. Ma Boccadoro non vuole, anzi comincia a essere stufo di questa città e nella sua mente se ne vuole andare, e se ne va dopo aver rifiutato l'offerta di maestro, di farlo diventare maestro e a sua volta di essere insieme a lui. Quanto si divorava e si dissipava ogni giorno in quella pingue città soddisfatta. Come erano pigri, viziati, schifiltosi, quei grassi cittadini per i quali ogni giorno si ammazzavano tanti maiali e tanti vitelli e si tiravano su dal fiume tanti poveri e bei pesci. Ed egli stesso, come s'era viziato e guastato anche lui, come era diventato schifosamente simile a quei pingui cittadini. In giro per il mondo, nella campagna coperta di neve,
Una prugna secca o una crosta di pan vecchio erano ben più appetitose che lì nel benessere tutto il pranzo di una corporazione. Oh, vita erabonda, oh libertà, oh landa rischiarata dalla luna, oh traccia d'animali cautamente osservata nell'erba umida e grigia del mattino. Lì, in città, presso i sedentari, tutto riusciva così facile, costava così poco, persino l'amore. Ad un tratto ne aveva abbastanza. Ci sputava sopra. La vita lì aveva perduto il suo significato. Era un osso senza midollo. E ancora una volta si ricomincia. E ancora una volta si va avanti, si va indietro, si continua. Nella sua peregrinazione, Boccadoro incontra anche la peste. E quindi lui passa mesi scappando, mesi alternando situazioni di gioia dentro feste che venivano fatte da persone ormai che non avevano più nessuna speranza, vede la morte, vede la gioia, vede la felicità e vede soprattutto come si intreccino fra di loro. E lui non si ammala, però delle persone che erano con lui, in particolare una ragazza che era con lui, muore e lui se ne va bruciando la capanna nella quale aveva abitato. E insomma è un periodo veramente problematico di questo. Ha anche alcune disavventure molto serie, in particolare con la donna amante di un governatore e rischia di venire ammazzato per essere entrato nella casa di questo governatore ed essere stato scambiato per un ladro. Invece aveva un appuntamento con l'amante. E ad un certo punto in queste situazioni finalmente reincontra Narciso. Lo incontra in una situazione molto molto particolare che non vi sto qui a raccontare per non farvi perdere anche il gusto della lettura e torna insieme a Narciso. E Narciso gli offre di andare al convento e non come frate assolutamente, ma semplicemente considerata la sua bravura dal punto di vista artistico di stare nel suo convento almeno un periodo di tempo fino a quando sarà stufo e forse se ne andrà. E non vi racconto la fine di questo romanzo, sta un po' di tempo naturalmente Boccadoro dentro questo convento, è bellissimo nel testo, bellissimi sono gli scambi, i dialoghi fra Narciso e Boccadoro. Perché cosa succede? Succede che il rapporto fra i due, il rapporto di amicizia, non è più quello tra un Narciso, qualche volta freddo, qualche volta austero, in grado di giocare perfettamente con la logica e con i concetti, e un Boccadoro invece più legato ai sentimenti, più legato ai sensi, più legato alla figura. È un artista, ormai la sua figura di artista è abbastanza importante. E però la cosa bella è che Boccadoro, anzi scusate, che Narciso non ha più questa distanza da Boccadoro, sono amici sullo stesso piano e Narciso riconosce che lo strumento di Boccadoro per raggiungere la verità, per andare avanti nella vita è positivo, utile tanto quanto il suo, fatto di ascesi, fatto di preghiera, fatto di fuoriuscita dal mondo. Boccadoro è pienamente nel mondo. Ecco, in queste pagine, nelle ultime, in questo rincontro fra i due amici, tutta la poetica di Hermann Hesse viene allo scoperto e riesce, a mio parere, a esprimere con una pienezza e con una lucidità estrema questi concetti che sono sempre, no, i due poli che si attraggono ma si respingono, che un po' sono presenti in tutta quanta l'opera di Hesse. Qui si riconosce l'Hesse maturo,
nei primi romanzi accennava a queste differenze, e invece in questo romanzo, in Narciso e Boccadoro, la maturità è piena e ci si può gustare veramente uno dei più bei romanzi, credo, che di Herman Hesse. Bene, Narciso e Boccadoro, con una punta di commozione, insomma, una punta di... Così, ho visto che era questo qua del febbraio del 79, quindi sono 40 anni che ho letto questo libro e che ho riletto con estremo piacere. Bene, amici, ci mancano soltanto due appuntamenti per questa rilettura: Il lupo della steppa e Il gioco delle pelle di vetro. Vi aspetto con ansia. Ciao!